Allora, mi spieghi cosa di speciale l'auto di Yas? Ho capito che è veloce, ma anche la nuova auto della matricola è notevole. C'è una lunga storia dietro quell'auto. Ho provato a ripararla insieme a mio padre, ma con la sua morte è finita in un angolo a prendere polvere. Troppi ricordi, eh? Già. Yas era qui da 2 mesi scarsi e non faceva che ripetere la stessa cosa. Capo, quando ha intenzione di riparare quel rottame sul retro? Io facevo finta di non ascoltarla. Per me era ancora una ferita aperta. Poi 2 settimane dopo trovai questo progetto. Disegni, appunti, tutto quello che Yas avrebbe voluto fare con quell'auto. Restaurarla. Anzi, ricostruirla. E quel progetto era... Qualcosa che piaccia a tuo padre? Così ho detto loro che se la riparavano potevano tenerla. E mentre lavoravano sull'auto, la loro amicizia si consolidò. Una situazione da serie TV adolescenziale. Sarà anche una questione sentimentale, ma capisco perché la matricola rivoglia indietro quell'auto. Un po' la rivoglio anch'io. Ho una gara ad alto rischio per te. La quota di partecipazione è alta, ma la ricompensa lo è ancora di più. Ricorda, ricompense alte comportano grossi rischi. Ti basterà una sola auto. La Grand è solo per i migliori. 4 gare, 4 auto. Quindi puoi darti al collezionismo. Thank you.
Pattuglia in posizione e pronta ad aiutare. Non mollate quell'auto, qualsiasi cosa succeda. Seguimento ripreso, centrale. Squadra qui pattuglia, partecipiamo alla festa. E ora la strada panoramica. Minuti. Attenzione, i rinforzi sono quasi arrivati sul posto. Il veicolo se l'è svegliata. Maledizione! Abbiamo perso quella stramaledetta auto a Lake Verde. Inseguimento interrotto, non ce la facciamo. Io sto uscendo. Io e il mio vecchio prendiamo il pranzo in un posto sull'East West Corridor. Arraffiamo un po' di quei deliziosi ravioli e li mangiamo a casa sua. Ravioli? Così mi fai venire l'acquolina in bocca. Oh, ma allora te ne lascio qualcuno nel frigo del garage nel caso ti venisse fame. Offro io. È il minimo che possa fare. In effetti è davvero il minimo. Non c'è di che, scheggia. Peace.
tempo che questa città guardi a un futuro più luminoso. Un futuro in cui i bambini possano camminare per strada di notte. In cui le donne non debbano essere a casa prima del tramonto. In cui l'oscurità della notte non spaventi i vicini anziani. Holden Parker III vuole più lampioni affinché questa città riveli tutto il suo splendore. Sono Holden Parker III. Permettetemi di usare i vostri soldi per regalare a Lakeshore un futuro più luminoso. Perché la vita è difficile, ma il denaro la rende molto più facile. Fate subito una donazione per la mia campagna. Di che parla questo tizio? Non è la Lakeshore che conosco.